Allora, prima o poi di affronteremo certamente quest'oggi la sfilata, cominciamo a entrarci nel merito. Sorge una questione, qui mi diverto, sorge una questione, mi diverto. La questione è, ma scusatemi tanto, dove va a finire allora la libertà di scelta del popolo? È spinosino, no, non voglio fare una discussione, come dire, retorica o teorica. Voglio affrontarla alla radice. Per quello che noi conosciamo come libero arbitrio. Come libero arbitrio, esattamente. In determinata maniera, proprio come libero arbitrio. Pensate, quando voi considerate la vostra azione, uno delle prime elementi che vi balza davanti è che voi fate delle scelte, giusto? Giusto, che fate delle scelte. Quando cominciate a esplorare queste scelte, cominciate già ad arricciare il naso. Sì. Perché quanto libere sono queste scelte, sono quanto sono incondizionate dal vostro passato, dai vostri comportamenti, massimo. Da già visto, da già detto, da già considerato, da già affermato, da già vissuto, da già etichettato, da già condannato, da già esaltato. Esatto. Sono condizionate anche quanto da tutti gli altri. Quanto nuovo c'è nelle vostre scelte? Certo, dal sociale anche. Da tutti gli altri condizionati. O dal opporsi al sociale. C'è una libertà relativa. Molto relativa. Ma se io guardo alla radice, quanta libertà c'è? Se io guardo alla radice dalla vostra mente. Quanta libertà c'è? Dalla nostra mente. Schiavitù totale. Sono d'accordo con te. E quindi, quanta libertà c'è? C'è soltanto una libertà di modificare un po' la struttura della vostra mente. Se modificate un po' la struttura della vostra mente, c'è la possibilità di esprimere qualcosa che non è superficialmente nuovo, ma di abbastanza nuovo rispetto al passato. È chiaro? Certo. Perché ho detto superficialmente nuovo? Perché spesso le vostre scelte sono superficialmente nuove, ma dal punto di vista di ciò che si muovono dentro, sono ripetizione. Certo. È chiaro quello che ho detto? Cioè, voi potete, siete liberi di scegliere questo o quello. Ma il problema è, nel modo con cui scegliete questo o quello, o meglio, il modo siamo con cui scegliete questo e quello, è diverso. Condizionato, no, sempre lo stesso. Fate lo stesso percorso. Voi potete ingaggiarvi nella vostra vita in questo o quello. In questo siete liberi, certo. Cioè, siete liberi nel senso che potete farlo, certo. Siete liberi di farlo? Siete liberi? O siete già precondizionati, siamo per esempio, dal fatto che a un certo punto, quando una cosa l'avete un po' conquistata, vi stufa, e necessariamente ho detto, dentro di voi, se avete ancora ovviamente le risorse, dovete passare ad altro. Certo. Non è che per caso molte delle vostre scelte sono semplicemente consumazione dopo consumazione di qualcosa che vi occupa il tempo? Certo, che dopo un po' vi stanca. Sono eccitazione dopo eccitazione. Non ho detto che tutto è così, ma spesso è così, spesso è così. Quindi, quando voi dite nell'agire io scelgo, sottolineate due aspetti se ci pensate bene. Sottolineate, primo, la possibilità di elaborare, quindi pensiero, dei percorsi diversi di azione, giusto? Sì. Ma soprattutto poi voi dite, io ho la libertà di scegliere questa azione piuttosto che quest'altra azione. In questa maniera state dicendo, ho libertà di pensiero e ho libertà di comportamento. Siete bene portati a dire, ho libertà di emozione, perché sappiamo che l'emozione va a seguito del pensiero o, come dire, va a seguito di una situazione magari nuova che appare, via dicendo. Mentre il pensiero devo anche elaborare, no? Devo elaborare. Siete sicuri? No. Se scavate bene, voi per lo più siete dei solenni ripetitivi. Sì. Con qualche sprazzo, man mano che siete stufi, qualche sprazzo di desiderio e poi magari anche di messa in atto di qualche modifica, perché riuscite a intravedere che c'è qualcosa alla radice di tutto questo che è proprio quelli che posso chiamare, o quelli che ho chiamato per il passato, i meccanismi ripetitivi della mente. Certo. Se modificate quelli, certamente qualcosa si modifica, non già, attenti bene, nelle scelte che fate, ma nel modo con cui attuate le cosiddette scelte. Perché quello che è importante però, per voi molte volte ciò che è importante è quel nuovo che mettete in atto, perché cambiate settore, cambiate modalità o con cui vi relazionate in quel momento, o meglio, settore in cui vi relazionate in quel momento più intensamente, via dicendo. Dal mio punto di vista, quando parlo di libertà, parlo di libertà dai vincoli interni che voi vi siete creati. Quindi da come viviamo quel cambiamento. Esattamente, da come vivete quella situazione, attraverso la prospettiva del cambiamento. Perché spesso e volentieri voi in una situazione sentite che c'è bisogno di cambiare e desiderate il cambiamento e avete la libertà, sapete che avete la libertà di poter introdurre un cambiamento. Ma il problema è che molte volte il cambiamento lo misurate attraverso la persona nuova che incontrate,
attraverso il settore nuovo in cui vi ingaggiate, attraverso l'interesse nuovo che sorge. Sempre questo, nello stesso schema, rientra. Ma portando spesso lo stesso nello bagaglio. Lo stesso bagaglio. Non vi liberate mai del passato, spesso e volentieri, veramente in profondità. Non vi riferite mai a quel presente come presente. Non vi togliete mai il peso del vostro futuro. Non ve lo togliete mai indosso. Capite? Sì. E questa è in questo che io mi metto a sorridere, e su questo che io metto a sorridere quando voi affermate io sono libero di scegliere, come espressione tipica della vostra azione. E io sto affermando, infatti, nella mia prospettiva, che non siete affatto liberi di scegliere e che c'è gioia non nel rinunciare alla scelta, ma nel ritenere che finalmente c'è qualcosa che si impone e vi risucchia. C'è libertà nell'essere condotti laddove c'è l'incanto, laddove finalmente i vostri limiti vengono guardati con altri occhi, vengono finalmente abbracciati i vostri limiti, senza ovviamente identificarvi, no? Laddove i vostri limiti cominciano a raccontarvi un'altra storia, cominciano a parlarvi di un'altra storia, non della storia del limite, ma della storia del non limite. Questa è la questione.